come già è stato detto, oggi inizia questo giro per la presentazione di questo ultimo libro che abbiamo scritto con Antonio Ricasso. Naturalmente sono in ferie, ho preso la settimana di ferie, ognuno con le sue ferie fa quello che vuole. Bisogna dirlo sempre perché ogni tanto qualcuno dice, ma Gratteri quando lavora, se è sempre in televisione, in generale, eccetera. Gratteri dorme poco, io dormo 4 ore e mezzo a notte, e quindi riesco a fare tante cose, c'è chi ha bisogno di 10 ore, c'è chi ha bisogno di 4 ore e mezza. Io sono fortunato perché ho bisogno di 4 ore e mezza. Io ora sono tornato, sono stato in Sud America e sono stato 1 giorno e mezzo in Sud America, cioè ho trascorso un giorno Sud America, sono andato, non ritorno, e la mattina dopo ero in ufficio a lavorare. Per contratto, ad esempio, noi dopo facciamo un'interrogatoria da con più di 500 km da Robinzio Piodito, avremo lì un giorno di riposo e faccio il vuoto intercontinentale, un'ora dopo sono in ufficio. Quindi tranquillizziamo quindi tutti i ben pensanti che vedono in televisione, sui giornali, a parlare di ciò che è la mafia, lo spazio, il degrado, perché siamo l'Africa del Nord anche, che quando mi vedo in televisione, sui giornali, io sono in ferie. C'è chi va a giocare a tennis, chi va al mare, chi va in montagna, io vado nelle scuole, perché ritengo non sia tempo perso, perché mi piace, perché mi emoziona. E quindi continuerò a farlo. Cosa diversa invece quando vengo invitato a parlare degli adulti, quando vengo invitato a parlare a gente che ha 40, 50, 60 anni. Quello che ritengo sia il tempo quasi perso, perché quel tipo di incontri serve a incontrarsi, a vedersi, se siamo dimagriti, se siamo ingrassati, se il tizio è fidanzato con Caio, se si è comprato una macchina nuova, come è vestito bene, il colore dei capelli, eccetera. Invece essere qui oggi, come facciamo ormai da ogni caso lo facciamo da 5 anni, io prima lo facevo da 20 anni che vado alle scuole, quando ancora non ero una soubrette, quando non mi conosceva nessuno, andavo nelle scuole della Locri, poi della provincia, poi della regione, a spiegare lo sfascio integrato delle mafie. Quindi è importante, e questo è anche il motivo per il quale io insegno all'Università di Reggio Calabria. Io naturalmente non avevo mai immaginato, pensato di poter andare all'università a insegnare, ma insegno una materia che non esiste, vi spiego. Non ho assolutamente la presunzione io di andare all'università a insegnare penale, civile o procedura penale, perché ci sono degli specialisti, c'è gente che studia 30 anni, 40 anni una sola materia, che scrive 10 libri, che contribuisce a scrivere trattati su una materia. Quindi andare ad improvvisarsi professore di una materia è un magistrato, bisogna stare un po' attenti, bisogna andare in punta di piedi perché si rischia di fare brutte figure. E allora con l'Università di Reggio Calabria abbiamo pensato di costruire, di strutturare una materia che non esiste, si chiama Economia della Criminalità. In questa materia spieghiamo quali sono i mezzi e i modi di arricchimento delle mafie, cioè spieghiamo l'usura, l'estorsione, come vengono truccati gli appalti 20 anni fa, 25 anni fa, come vengono truccati gli appalti ora, qual è il rapporto della politica oggi con la mafia, come era il rapporto della politica 20 anni fa, 30 anni fa, come è strutturata la mafia, come è strutturata l'andrangheta. Quindi è la mia materia sostanzialmente, è una materia che io studio da quando ero bambino, non da quando sono magistrato, da quando ero bambino, perché io quando ero bambino sulla mia pelle studiavo l'andrangheta, perché come più volte vi ho detto i miei compagni di scuola erano figli di trafficanti, figli di capi mafia. I miei compagni poi del liceo a Locri erano figli di mafiosi, figli di capi mafia.
e io sono un miracolato, sono una persona fortunata. Perché vedete, bisogna avere anche la fortuna di nascere nella famiglia giusta. Cioè è fondamentale, è basilare, è importante la famiglia. Prima di, cioè, in questi anni noi parliamo spesso e sempre della scuola. Stiamo carichiamo la scuola di un peso enorme, una scuola che non è attrezzata, una scuola che in questo momento è appannata. Ora vediamo perché. Prima parliamo un attimo della famiglia. Dicevo, se io fossi nato in un'altra famiglia, in un altro paese, a quest'ora sarei mafioso, sarei un tranquillista sicuramente. Eppure, perché dentro la classe c'era un'altissima percentuale di figli tranquillisti, che si comportavano da piccoli tranquillisti, che si comportavano da furbi, che erano già nel comportamento e nell'atteggiamento all'arroganza. E io, sostanzialmente, cosa ogni mattina quando uscivo da casa mia madre così diceva: stai attento, non rispondere alla maestra, devi essere educato, studia, non andare con brutte compagnie. Era un disco ogni mattina, poteva cambiare la sequenza degli avvertimenti, ma quella era ogni mattina. Ma la cosa più importante e fondamentale non erano questi avvertimenti, ma era il comportamento quotidiano di mia madre e di mio padre. I miei genitori non erano laureati, non erano diplomati. Mia madre era la terza elementare, mio padre era la quinta elementare. Però poiché anche loro erano persone che a loro volta erano nate da famiglie, da persone per bene, da famiglie oneste, che avevano il senso dell'onestà nei colori rossi, era impossibile sgarrare. E quindi ho avuto questa grande fortuna. Poi cosa ho fatto? Giurisprudenza era più vicina alla Messina, ma se io fossi andato a Messina, tutto il liceo di Lopri poi si spostava a Messina quando c'era. E quindi ho saltato a Messina e sono andato a Catania, proprio per andare in un posto dove non conoscevo nessuno. Perché all'epoca si andava sulla via Tommaso Cannizzaro, come essere a Locri, come essere a Seminara, come essere a Bovarino. E quindi sono andato lì, è stata la mia fortuna perché mi ha aiutato tantissimo con la città dal punto di vista culturale, dal punto di vista professionale. E poi, dopo essermi laureato dopo 4 anni, mi sono chiuso 2 anni dentro casa, ad esempio per non avere la tentazione di uscire, stavo in pigiama. Stavo sempre in pigiama, così uno non aveva la reazione subito ad uscire. Durante l'università cosa facevo? Riempivo il frigorifero di yogurt, di booster, eccetera, così io non dovevo uscire da casa. Cioè creavo tutto ciò che mi serviva per non avere l'alibi di staccarmi da lì. Cioè mi costruivo, cioè mi toglievo gli alibi per essere costretto a stare solo sul suo libro. Questo allenamento, questa autocensura nella vita quotidiana mi ha consentito di laurearmi in tempo, anche con voti alti, perché quando si va a fare l'esame all'università si va a discutere il voto, non a discutere se uno si prende una materia con 18 o con 20. Perché io dico sempre ai ragazzi all'università, nella prima giornata in cui incontro i ragazzi, all'università dico, non parlo di Dravida, parlo di loro, parlo di noi, parlo della società. Dico, lasciate stare l'università. Se voi vedete che al primo anno prendete 18-20 la materia, non riuscite ad andare oltre, l'università non fa per voi. Questo non vuol dire non essere stupidi o non essere intelligenti. Assolutamente, non vuol dire questo, vuol dire che la vostra attitudine è un'altra, cioè che l'attitudine è quella di fare un lavoro manuale, di costruirvi una piccola azienda agricola. Sicuramente nella vostra famiglia ognuno di noi ha un pezzettino di terra, un pezzo di terra, costruite una serra, piantate primizie,
perché noi abbiamo un clima favorevole, riusciamo a produrre gli ortaggi, i frutti un mese prima rispetto al centro-nord. E allora è molto importante lasciare l'università al primo anno. Non insistete, lasciate stare, non ha senso laurearvi dopo 15 anni con la media del 20, del 22, del 19, non serve. Sapete perché non serve? Laurearsi dopo 10 anni siete già fuori mercato, perché già la difficoltà a sistemarsi, a trovare una collocazione, chi si laurea con la media del 27, 28, 30, ha già difficoltà a superare un concorso, la concorrenza è terribile. E poi rischiate dopo 10 anni quindi di essere fuori mercato e sarete destinati, predestinati a stare dietro le porte di faccendieri, di collettori di voti che vi umilieranno perché vi prometteranno posti che non potranno garantire nemmeno i loro figli. E allora lasciate stare. Fin quando siete in tempo, costruitevi una vostra vita, mantenete la vostra dignità, mantenete il vostro orgoglio, non vi fate umiliare dagli adulti. Non deve essere una moda l'università, non deve essere un automatismo, deve essere una cosa ragionata. Se c'è l'ispirazione, se c'è l'attitudine vera, effettiva, avete un sogno. I sogni li dovete cercare di realizzarli, ma se capite al primo anno che non è cosa, lasciate stare e pensate all'altro, perché ne va del vostro futuro, della vostra felicità, della vostra serenità e della vostra dignità. Noi abbiamo quindi pensato di scrivere questo libro per raccogliere le lettere che il nostro giudizio erano più significative che abbiamo ricevuto negli ultimi, abbiamo preso in considerazione gli ultimi 5 anni, ma poi abbiamo notato comunque che nell'ultimo anno, negli ultimi 2 anni, le lettere erano molto più precise, più dure, più lucide. Cioè noi abbiamo visto, e io ho visto da 20 anni, dagli ultimi 20 anni, ricordando gli ultimi 20 anni, da proprio con i ragazzi e con le scuole, che c'è un atteggiamento diverso, ma credete, non è né piaggeria né una captazio delle violenze. Voi sapete che io sono duro, dico esattamente quello che penso anche quando sono perfettamente cosciente di danneggiarmi, ma non è questo il problema, non mi è mai interessato, figuratevi ora. Noi abbiamo visto che voi ragazzi siete più attenti, più arrabbiati, più svegli rispetto a quelli di 5 anni fa, anche di 3 anni fa. Cioè man mano che ci arrivano queste lettere, sono sempre un crescendo, sono sempre una maggiore precisione e lucidità di consapevolezza di ciò che sta accadendo in Italia, di ciò che sta accadendo in Europa, di ciò che sta accadendo nel mondo occidentale, in termini economici, in termini di sicurezza. E questo sta accadendo anche nel nord Italia, perché come diceva il Presidente, finora c'è sempre questa cantilena: ah, voi al sud avete le mafie, voi avete le mafie, eccetera, eccetera. E come bene dice il professore Micaso, che non si studia il dramma italiano, qual è? Che siamo degli ignoranti, perché ci annoiamo a studiare, ci annoiamo a leggere, vediamo solo il giornale, se ci va bene vediamo il telegiornale, e poi bisogna vedere quale si vede. E allora, cosa accade? Accade che il problema mafia, se anche i cosiddetti esperti di mafia, voi avete sentito l'intervento del professor Micaso in 5-6 minuti, ha detto delle cose molto pesanti, molto forti, molto dure, molto vere, non solo in termini di struttura, di organizzazione, ma anche in termini di percezione, di capacità percettiva. Perché lo studio di qualsiasi disciplina, di qualsiasi scienza, e comunque lo studio delle mafie, non ci si improvvisa. Purtroppo abbiamo visto, cioè, l'ho già detto qualche volta, ma lo voglio ripetere, che c'è molta cattiveria qui. Negli ultimi, prima di Fratelli di Sangue, edito da Pellegrini,
c'erano non più, meno di 10 vip sulla 'ndrangheta, meno di 10 vip sulla 'ndrangheta. Abbiamo scritto Fratelli di Sangue e con grande difficoltà siamo riusciti a trovare una casa editrice di serie C di un galantuomo che Walter Pellegrini. Dopo aver pubblicato questo libro, che ha avuto per una casa editrice di piccola, ha avuto un grandissimo successo, che prova neanche poi Mondadori e Rizzoli hanno, sono messi in concorrenza per comprarsi i diritti da Pellegrini a ripubblicare Fratelli di Sangue. Allora, da allora c'è stato un copia e incolla di libri sulla 'ndrangheta. Addirittura certe relazioni che sono servite poi, che sono state discusse in sedi istituzionali, la parte storica è identica a Fratelli di Sangue. Siccome io poi queste cose le ho dette, non ho fatto la causa per cose perché, come diceva quel tizio, non ti voglio dare visibilità, tradotto in lingua italiana. E quindi abbiamo cercato, siccome l'ho detto, è ovvio ormai, dopo aver detto io il re è nudo, dico guarda, questa è la relazione, questo è il libro Fratelli di Sangue, è qualche scherzo che abbiamo fatto. Comunque, stando attentissimo a non citare né criteri né caso. E si è continuato così a parlare di struttura della 'ndrangheta in Italia, in Europa, nel mondo, sempre col copia e incolla. E la gente incomincia a stancarsi di questo, incomincia a capire che sta diventando un circuito di bluff. La gente si è cominciata a capire, la gente si allontana da noi quando non vede serietà, quando non vede una ricerca scientifica, quando non vede il messaggio qual è di quel libro, il cosa mi puoi far capire, cosa mi puoi dire, dove vuoi andare a parlare, dove vuoi andare a parlare, o hai scritto il libro solo per dire, per mettere una tua relazione che curriculum che hai scritto un libro, che vuoi fare, o che vuoi fare qualcosa. Vuoi assurgere per poi andare a chiedere un posto da qualche parte presentandoti come specialista di non so quale materia. E quindi io pregherei questa gente di stare lontano dai ragazzi, di stare lontano dai bambini, di stare lontano dai giovani e non usarli, non manipolarli, perché la mia paura sapete qual è? La mia paura è che questa voglia di cambiamento, che nel corso dei decenni c'è sempre stato, non vorrei che mi facessero fare la fine dei ragazzi di dopo. Cioè, voi ricordate subito dopo l'omicidio di Fortunio, no? Sono stati gruppi spontanei di ragazzi che sono trovati lì in piazza, lì, si sono trovati lì per strada. A un certo punto c'erano anche fino a 40-50 televisioni, anche straniere, e quindi gli adulti e la politica ha capito la cosa ed è entrata nel corteo. Naturalmente è entrata nel corteo, è stata vicina fisicamente a questi ragazzi per una settimana, il tempo delle telecamere, dopodiché sono spariti tutti, perché cosa hanno fatto? Hanno preso il capo di questa organizzazione, il capo di questa, li hanno messi sul palco, uno lo facevano sentire deputato, l'altro lo facevano sentire senatore, l'altro lo facevano presidente della giunta regionale. E allora, in questo modo, cosa è successo? Questa è stata una grande abilità di spaccare questi ragazzi. Sono incominciati i mormori, le invidie, ognuno si sentiva più intelligente e più furbo dell'altro, e quindi questo gruppo, questa onda, questa strada di 30.000 persone si sono dissolte come nel sole. Ora ci sono dei cespuglietti. E allora, quindi attenzione, perché io poi questi ragazzi naturalmente sono più da me, quando sono rimasti soli, si sono ricordati che esisteva la te. E io ho detto, scusate, una cosa vi imploro. Mi
piace, mi commuove la vostra spontaneità, la vostra pulizia, però una cosa ve la rimprovero. Quando voi avete visto soggetti, avete visto politici che sono stati ministri di questa Repubblica fino a un anno prima, 2 anni prima, 3 anni prima, perché non avete detto, lei signora cosa ci fa qui? Lei un anno fa, 2 anni fa, cosa doveva? Cosa ha fatto per l'Italia, per l'Italia meridionale, per l'Umbria? Perché qui oggi? Lei con il ruolo e la funzione che aveva, aveva bisogno di vedere il morto a terra per capire qual è la situazione in Calabria. E ora lei cosa fa? Quindi avreste dovuto cacciare gli adulti da quel corteo, perché erano lì, perché gli adulti, chi ha il potere, non deve manifestare, non ha bisogno di manifestare. Io non riesco a capire quando gli adulti, quando la politica va in piazza a manifestare. Se tu hai il potere di legiferare, se tu hai un potere reale, perché sei ministro, sei sottosegretario, sei parlamentare, ma che cosa vuoi? Presenta un progetto di legge, discuti, presenta ciò che non ti piace, ciò che non va, rappresenta gli umori e i bisogni della gente, intercetta i bisogni della gente. È inutile andare nelle piazze a caricare e alzare i ragazzi devono essere stati in pace, i ragazzi devono studiare, non per ma solo studiare, prepararsi bene per discutere il voto quando vanno davanti al professore, studiare e contestare e protestare tutto ciò che non va. Non dobbiamo dire ai ragazzi di non protestare, i ragazzi fanno bene ad andare nelle piazze, ad andare nelle strade a manifestare, a contestare il potere, devono farlo. Non possiamo noi tarpare le ali alla voglia di cambiamento dei ragazzi, però prima vi dovete attrezzare, ragazzi, se no fate brutte figure, se no gli adulti vi ridicolizzeranno. Dovete essere colti, studiare, abituati, allenati a leggere un quotidiano al giorno. E il costo di un caffè, e lo dico, ci sono anche degli adulti qui, per chi non lo fa, portate ogni giorno a casa un quotidiano. Forse i ragazzi inizieranno a leggere i titoli in grande, poi andranno all'ultima pagina dello sport e poi cominceranno a leggere la parte dello spettacolo. Pian piano, con la presenza del quotidiano, sul tavolo di cucina, della cucina, buttatelo qui sopra, senza dire devi leggere, no, lasciatelo là sopra. Pian piano si avvicinerà al giornale, si avvicineranno i ragazzi. È una cosa importante, la cultura è fondamentale, l'unica arma di riscatto, l'unica possibilità che avete di capire il mondo degli adulti, per non essere fregati agli adulti. Grazie.